Ciao ragazze, allora oggi finalmente vi faccio vedere i miei due nuovi tattoo. Lo so che li state aspettando da tantissimo, siete curiosissime eccetera eccetera, quindi finalmente è arrivato il video, ma come sapete li ho fatti tipo 2 settimane fa e ci è voluto un po' perché si formasse la crosticina e guarissero completamente, quindi oggi finalmente sono guariti, sono tutto a posto, quindi posso farvi il video finalmente. Come sapete ne ho fatti 2 nello stesso giorno, ebbene sì, non ci potevo credere nemmeno io, ma avevo queste 2 idee in mente da tantissimo e mi sono detta perché non farli entrambi nello stesso giorno, ma sì, e quindi questo ho fatto. Sinceramente vi dirò, ero un po' impaurita perché pensavo, cavolo, se non ce la faccio, veramente ne faccio uno e poi il dolore, se è troppo lascio stare, l'altro lo farò un altro giorno. Invece no, ce l'ho fatta assolutamente, anzi è andata meglio di quanto pensassi perché non mi ha fatto assolutamente male, ma poi parleremo anche del dolore, dei tattoo eccetera eccetera. Tra l'altro nel mio ultimo video, la spa routine, alcuni di voi hanno intravisto questo tattoo da lontano mentre mi facevo il bagno nella vasca. Io non me ne sono accorta nel montaggio, cioè zero, voi naturalmente sì perché avete il radar, è una cosa pazzesca, e quindi già alcuni di voi l'avevano intravisto ma non si vedeva bene da lontano. Adesso vi spiegherò il significato di questo tattoo. Eccolo qua. Come potete vedere, piccolino piccolino, mi piace che sia come scritto penna, quindi molto molto sottile il tratto, e questa in realtà è la mia calligrafia, e vi spiego il perché, vi spiego il significato di questo tatuaggio. C'è scritto now, che significa appunto adesso. Ho voluto che fosse con la mia scrittura perché è un po' un promemoria a me stessa, cioè now significa adesso ed è un promemoria a me stessa appunto per non pensare al passato, per non preoccuparmi troppo del futuro, che è una cosa che a volte faccio veramente troppo, ma di concentrarmi sul momento presente, cioè sull'adesso, e godermi questo. Non è sempre facile, tra l'altro la mia scrittura è molto molto particolare, quindi la N, specialmente la N maiuscola, nessuno capisce che cosa sia, e sono molto felice di ciò perché mi piace il fatto che si veda ma nessuno capisca che cosa significhi oltre a me. Poi quando lo spiego naturalmente tutti, ah ok, non lo so, ditemi voi se riuscite a capire che cosa c'è scritto. Secondo me non si capisce e mi piace questo fatto perché è una cosa che capisco solo io. Un'altra cosa che mi piace molto è che guardandolo allo specchio quello che si legge è won, quindi vinto, e questa insomma è molto molto speciale questo tattoo per me. La cosa, avevo 2 idee, volevo scrivere present moment oppure now. Siccome now è una parola più corta, sostanzialmente solo per questo ho scelto di tatuarmi now, perché appunto il tatuaggio è venuto più piccolino ed è più elegante, più sobrio. Voi sapete che amo i tatuaggi piccolini, anche se credo che questo dovrò tornare a ribattere soltanto metà della W perché si è un po' scolorita, credo che la crosticina sia caduta un po' troppo presto, ma sono molto molto felice di questo tatuaggio che appunto è speciale. E poi in realtà questo è stato il secondo che ho fatto nel tattoo studio, l'avete visto dal vlog, e poi invece l'altro tattoo che ho fatto, che appunto ormai sono 4 in totale, non ci posso credere, è qui dietro l'orecchio. Allora, da davanti non si vede assolutamente appunto perché l'orecchio lo nasconde, ed è piccolo piccolo piccolo, adesso lo vedete, ed è un gattino piccolino piccolino. Allora, voi sapete la mia mania, cioè più che una mania è un amore veramente incondizionato verso tutti i gatti, fin da quando sono piccolissima. Tutti i gatti che vedevo per la strada, cioè io andavo là e li accarezzavo, ci parlavo, cioè per me è un mondo a parte, io ero un gatto in un'altra vita. La mia mamma lo sa che stava sempre a dirmi non toccare i gatti per strada, e io sì, e quindi, e poi anche il fatto che comunque il gatto è un po' il mio animale guida, e credo che veramente in una vita passata io fossi un gatto, perché sono, non lo so, hanno molto il mio carattere i gatti, cioè mi rivedo molto nei miei gatti, e poi appunto ho un affetto incondizionato per i miei gatti, quindi volevo un tattoo di un gattino e avevo diverse, se per questo avevo soltanto 2 idee, ma comunque doveva essere un tatuaggio speciale, unico, questo con la mia scrittura appunto. Per quanto riguarda invece questo del gattino, avevo diversi disegni che avevo trovato che mi piacevano, ma con il tattoo artist abbiamo scelto quello che poteva venire più piccolino, più carino, che appunto le dimensioni contavano un sacco per me, non ne volevo uno troppo grosso, volevo appunto che potesse essere nascosto dall'orecchio. Quindi sono molto molto felice di aver scelto questo perché è venuto anche più piccolino di quanto pensassi sinceramente. Già che ci siamo, vi farò vedere tutti quanti i miei tatuaggi, che appunto sono 4. Il primo che ho fatto è questo, che è una fattina piccolina con la bacchetta magica. C'era anche un po' di rosa attorno alla bacchetta magica, tipo le stelline, ma
Se ne sono andate con il tempo perché sono passati ormai 7 anni da quando l'ho fatto, sì, 7 anni, quindi è un sacco. Ero terrorizzata per il primo tattoo, ma non mi ha fatto particolarmente male, assolutamente, dietro la nuca, anzi, ero tranquillissima, chiacchieravo. Mentre invece il secondo che ho fatto è questo, anzi, il significato della fatina lo sapete già, ma io ho sempre avuto una fissa per le fatine, fin da quando ero piccolina. Ho un libro delle fate, la mia mamma mi parlava sempre delle fate, le fiabe delle fate, ho una collezione di fatine gigantesca che voi conoscete bene e che amo, quindi per me le fate hanno insomma un significato molto particolare perché ci sono cresciuta con le fiabe riguardanti le fate. E poi c'è un ricordo che ho di quando ero piccolina di un appartamento. Io abitavo in appartamento con la mia mamma e nella stessa via c'era questo terrazzo tutto molto particolare, tutto molto non so, era molto elegante come struttura, così, come architettura, e la mia mamma mi diceva sempre, evidentemente era disabitato questo appartamento, la mia mamma mi diceva sempre, guarda, quello è il balcone delle fate, non le vedi, però ci sono. Quindi questa cosa ha sempre stimolato la mia fantasia, e la mia mamma ha sempre stimolato un sacco la mia fantasia, quindi la fatina, ecco il perché della fatina sostanzialmente. E poi il secondo tattoo che ho fatto invece, la fatina l'ho fatta a Trieste in Italia, questo invece già l'avevo fatto qua in Olanda, se vi ricordate, credo siano passati già 2 anni quasi, mamma mia, e questo c'è scritto Believe, la B è un cuoricino. Anche questo tatuaggio è molto speciale, ma tutti i miei tatuaggi sono molto speciali perché prima di farli c'è un ragionamento dietro che dura tantissimo, quindi appunto anche questo un po' ricollegato al fatto delle fatine, anche questo è un po' un promemoria per me perché io mi ricordi di credere anche a quello che magari non si vede a volte e soprattutto di credere in me stessa. E poi sì, appunto, questi sono i miei 4 tattoo, adesso li avete visti tutti quanti e davvero non ci posso ancora credere che siano 4 veramente, e vi devo confessare una cosa, sto già pensando al 5º, lo so, me ne rendo conto, vi giuro non sarà niente di gigantesco, cioè non mi vedete con un tatuaggione così su tutto il braccio garantito, però mi piacciono i tatuaggi piccolini ed eleganti, però sto già pensando al 5º. Bene, sì, parliamo un attimino del dolore perché tutte mi chiedono, ha fatto male qua dietro, ha fatto male qua? Allora, il tatuaggio che più mi ha fatto male di tutti è stato questo sul polso, però penso fosse il tatuatore perché quel tatuatore, cioè, ci godeva nel farmi del male, diciamoci la verità, quindi questo è stato quello che mi ha fatto più male di tutti. Il primo non l'ho praticamente sentito, come vi ho detto, questo qua dietro il gattino anche è stato veramente blandissimo, cioè tranquillissimo, stavo là proprio tranquilla, mi avete vista nel video, non mi ha fatto niente, più che altro c'era il tatuatore che mi stava appoggiato che mi dava un po' di fastidio, ma per il resto veramente, perché cioè mi pesava, però questo non mi ha fatto assolutamente nulla. Questo stessa cosa, forse un pochino di più rispetto al gattino, perché facendoli uno dietro l'altro mi sono resa conto appunto della differenza, e questo sicuramente mi ha fatto un pochino più male, però essendo che sono così piccolini ci ha messo veramente 2 minuti e insomma sarei potuta andare avanti tutto il giorno a farmi tatuare, quindi credetemi, vabbè, io ho la soglia del dolore abbastanza alta anche per il piercing alla lingua, cioè non ho sentito niente, quindi per me, cioè, non sono mai troppo preoccupata di entrare nei tattoo shop, non ho mai paura degli aghi, non ho, insomma, il sangue non mi fa impressione, eccetera, a differenza di Neil. Se Neil viene a farsi il tattoo con me, sviene, e lui vede una goccia di sangue, brum, quindi appunto per me non è un problema, però certo che è un po' là, oddio, riuscirò a farne 2, però alla fine appunto è andata super super tranquillissimissimamente. Quindi questo, ragazzi e ragazze, è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, spero finalmente di aver soddisfatto la vostra curiosità su questi tattoo che mi state chiedendo ovunque di vederli, e niente, bacio gigante e alla prossima, ciao!